I disgregatori sono a portata. Rilevare forme di vita sul pianeta. I sensori indicano la presenza di molte forme di vita. Sembrano essere allo stato liquido. I fondatori. Segnalare alla flotta di individuare i bersagli e puntare le armi. Apriremo il fuoco appena tolto l'occultamento. Tutte le navi sono in posizione, tutte le armi puntate. Diamo l'addio al dominio. Aprire il fuoco! Prima salva completata. Effetti! Il 30% della crosta del pianeta è stato distrutto. Nessun cambiamento nelle forme di vita. Cosa? È impossibile. Qualcuno deve essere stato ucciso. I rilevamenti dei nostri sensori sono stati confermati. Non c'è alcuna variazione del numero di forme di vita. Evidentemente stanno utilizzando un trasmettitore automatico per inviarci dei rilevamenti falsi. Il pianeta è deserto. Colonnello, segnali alla flotta. Colonnello, stanno arrivando delle navi. Che tipo di astronavi? Caccia Gemadar. Quanti sono? Le ho fatto una domanda, ha sentito? Sono 150. Quadro tattico sullo schermo. È una trappola. Sapevano che saremmo venuti. Ci stavano aspettando. L'incrociatore cardassiano Koronak è stato distrutto. I falchi da guerra Makar e Belak sono senza propulsione. Ordinata 318.215. Concentrate il fuoco sulle navi che attaccano dritta. I Gemadar distruggeranno tutte le nostre navi se restiamo qui. La nostra sola speranza è ritornare nel quadrante alfa. Non c'è modo di andarsene, Garak. I Gemadar si hanno tagliato fuori. Dobbiamo riorganizzarci e cercare di resistere qui. Com'è possibile? Com'è successo? Ho paura che la colpa non sia da cercare nelle stelle, ma in noi stessi e in Abra. Cosa? È una massima che ho imparato dal dottor Bashir.